Generalità, per cortesia. Giulio Andreotti, nato a Roma 14 gennaio 1919. Può rispondere alle domande del Pubblico Ministero. Grazie Presidente. Mi scusi senatore, anzitutto vorrei sapere, nel 89-90, se lei aveva incarichi di governo e se sì, quali erano? Io ero dalla fine dell'89, nel 90 ero Presidente del Consiglio dei Ministri. Senta, una prima domanda di approccio. Nella qualità di capo del governo o in precedenza, lei aveva avuto informazione specifica sull'esistenza di una struttura denominata Stay Behind o Gladio, secondo le indicazioni diciamo di tipo più corrente, di tipo giornalistico? Sì, ne avevo avuto informazioni sia come Presidente del Consiglio, che avevo fatto in precedenza per altri due turni, e sia come Ministro della Difesa, che avevo fatto per 6 anni una volta e 1 anno l'altra volta. Ecco. Ci può dire per favore l'epoca in cui per la prima volta lei viene, come si usa dire, indottrinato su questa esistenza di questa struttura? Ma è certamente durante il mio primo mandato di Ministro della Difesa, che durò dal 1959 al 1966, ma non nella prima parte, adesso non saprei collocarlo in un mese o nell'altro, ma entro questo periodo e nella seconda parte di questo periodo. Ecco. Ci può dire chi la informò e in quali termini venne informato della struttura? Sì, venne informato dal capo del servizio e dal capo di Stato Maggiore della Difesa. Ci può dire in che termini venne informato, che cosa le venne detto, se le fu fatto un appunto per iscritto, se le fu fatta un'informazione orale? Penso che vi fosse anche un'informazione per iscritto, perché non in quel momento, ma successivamente, quando si aveva l'incarico di Presidente del Consiglio, si firmava una presa d'atto di questa situazione. Con grande chiarezza era esposto che si predisponeva una struttura che doveva rimanere nella più assoluta riservatezza e doveva comprendere persone che, nella ipotesi di invasione militare dell'Italia, avrebbero dovuto fare azione cosiddetta di controguerriglia, cioè poter fare atti di sabotaggio, atti di informazione, atti di, una parola che usa nelle forze armate, di esfiltrazione, cioè di aiutare delle persone che devono essere fatte fuggire. Questo è quanto. Questo diciamo in termini molto generali. In termini più specifici, lei ebbe un'informazione più dettagliata, per esempio sulla consistenza di questa struttura, se era già costituita, se era in via di formazione? No, ritengo che fosse informazione, perché cioè una struttura iniziale, probabilmente anzi così, era precedente, però la formalizzazione proprio della struttura, come poi è rimasta fino al suo scioglimento, è di quel momento. E io non ebbi delle informazioni di carattere tecnico, anche perché non era il mio mestiere tecnicamente di conoscere questi problemi, però certamente è un punto fermo che era una struttura che era stata predisposta per un'ipotesi che poi successivamente si appalesò non fantasiosa, perché dopo che è caduto il mondo della sinistra filosovietica, noi abbiamo avuto la visita qui in Roma del primo ministro ungherese Antal, che disse pubblicamente che l'anno in cui lui aveva fatto il servizio militare di leva a Budapest, l'esercitazione era occupazione della Valpadana.
quindi fu una conferma che questa struttura serviva. Fortunatamente non è servita perché non siamo mai stati attaccati. Senta, circa la composizione di questa struttura, le venne spiegato se si trattava di personale civile, militare, di personale militare richiamato, di che cosa si trattava? Ma, adesso sono passati anche molti anni, poi dopo, quando il problema è divenuto, chiamiamo, contestato, allora ho approfondito di più e si trattava di personale che doveva avere tutte le caratteristiche di non essere troppo in vista, di avere, se militare, una posizione di quiescenza, di riserva, tale da poter essere richiamato per quello che riguardava in particolare le esercitazioni necessarie per tenersi addestrati per alcuni di questi tipi di attività da esercitare. E vi erano possibilità di avere anche donne nel reclutamento, ma la caratteristica principale era di persone che fossero in grado di assolvere, nella ipotesi malaugurata che si verificasse questa circostanza dell'occupazione militare dell'Italia, assolvere alle loro funzioni con la massima efficienza, ma anche con la massima copertura, senza essere esposti. Senta, ancora su questo punto, volevo sapere se le venne detto, o se comunque lei lo ha preso da altra fonte, se vi era un collegamento tra questa struttura e analoghe strutture sul territorio europeo. Sì, certamente, questa era la caratteristica, proprio quando mi venne esposta, nella fase che è successiva, come ho detto, a quella che era una prima bozza con un accordo che riguardava solo il nostro servizio e il servizio americano, questa struttura venne inserita nel quadro dell'alleanza, con una sottigliezza, non dico gesuiti perché non mi piace questo termine, ma perché dico questo? Perché quando poi si discusse, sicuramente lei mi domanderà dopo e ne parlerò dopo, quando divenne oggetto di discussione sia dentro il Parlamento sia fuori del Parlamento, ci fu una stranissima dichiarazione del portavoce del comando di Bruxelles della NATO, dicendo che questa struttura non faceva parte della NATO. Io feci fare un immediato passo, noi avevamo una discussione in corso, dissi che se non rettificavano entro 3 ore questa posizione, io infischiavo che fossero documenti riservati, ma che avrei portato al Parlamento copia delle istruzioni che da parte del comando di Bruxelles venivano date a questa struttura. Fu immediatamente fatto un comunicato che diceva che non era stato interpretato male, che era una struttura nella NATO ma non della NATO. Sono cose importanti, ma sono sottigliezze. Sì. Senta, lei sapeva che, parliamo degli inizi naturalmente, che vi era stato un accordo tra il servizio SIFAR italiano e il servizio americano della CIA per mettere in piedi questa struttura? E questo fu all'inizio, quando mi si informò che già stavamo però in avviamento della seconda fase, cioè della fase come poi è rimasta, mi si informò che era stato inizialmente fatto un accordo sul piano, chiamiamo, tecnico, per una collaborazione sempre a questa finalità strettamente collegata con operazioni militari. Senta, lei aveva informazione, parliamo sempre degli inizi e poi vediamo nel prosieguo, aveva informazioni delle eventuali basi logistiche di questa struttura? Ma seppi dopo che vi era questa base in Sardegna nella quale venivano
fatti addestramenti. Io ho visitato una volta questa base perché era destinata anche ad altre cose, per esempio c'era il centro dove si istruivano i decrittatori, dove si, molte altre mansioni che fanno parte per esempio degli addetti militari nostri presso le ambasciate tecnicamente venivano istruiti. Senta, sempre su questo punto, lei aveva notizie della esistenza, appunto, lei aveva notizie della esistenza di materiali di armamento localizzati in vari siti italiani? E questo l'ho saputo dopo. C'era una certa logica che ci fosse, però che vi fossero dei depositi specifici, l'ho saputo dopo, quando vennero le... poi le polemiche dopo l'anno 90, anche se poi di fatto una parte di questi depositi erano già stati smantellati nel 72, ma l'ho saputo dopo questo. A proposito di questo smantellamento, lei in quel periodo aveva incarichi di governo, ne ha saputo qualche cosa, ha mai parlato col generale Serravalle? No, non ho mai parlato di questo, no, generale Serravalle no. So che esisteva, ma non ho avuto occasione di parlare. Ma del problema in sé io non ne ho parlato, ne ho parlato solo dopo il 90, quando poi ho dovuto prendere tutte le informazioni necessarie per rispondere al Parlamento e per adottare poi le decisioni necessarie. Senta, mi sembra di aver già sentito la sua risposta, ma forse è un punto che conviene rimarcare. Lei ha fatto cenno alle esercitazioni di questa struttura, mi pare di capire anche in collaborazione con altre, diciamo, strutture analoghe o omologhe, diciamo, di questa. Ha una informazione di dettaglio oppure genericamente sa dell'esistenza di queste esercitazioni? No, di dettaglio no, in che cosa consistessero le esercitazioni, posso immaginarlo dato il compito a cui questi erano destinati, ma non ho avuto mai occasione di soffermarmici o di essere informato. Un'ultima questione su questo, se aveva informazioni dei mezzi di cui disponeva la struttura, aerei o comunque altre cose di supporto logistico? No, informazioni, ma non perché mi fossero negate, non avevo mai occasione di parlarne, anche perché si trattava in effetti di una delle cose più riservate che c'erano nell'ambito del Ministero della Difesa e nello stesso tempo era una piccola cosa nell'ambito di un ministero che ha moltissime altre incombenze. Senta, lei aveva delle informazioni, come dire, periodiche su quanto andasse facendo questa struttura o aveva soltanto avuto quelle informazioni che ci ha detto fino a questo momento? No, quelle informazioni che ho detto e poi avevo, quando sono diventato Presidente del Consiglio, avevo questa informazione per prendere atto che esisteva, si firmava un verbale che poi si vide solo un Presidente non l'aveva firmato, ma credo perché rimase poco tempo, non per ragioni di dissenso. Senta, lei prima ha fatto cenno a una sua visita al CAG di Alghero, sì. Ricorda più o meno quale fosse l'epoca e che cosa avvenne nel corso di quella visita? L'epoca no, con precisione non la ricordo, certo è uno degli anni in cui ero alla difesa, ho visitato la struttura nel corso di una visita che feci di 2 giorni in Sardegna perché c'era un problema che ricorre spesso nelle forze armate, cioè delle proteste da parte dei comuni per le zone dove ci sono servitù militari, dove non si può costruire, dove ci sono delle limitazioni di distanza. Allora mi sono trattenuto 2 giorni e in quell'occasione ho visitato anche Alghero, dove appunto ho visto come si istruivano per decifrare i messaggi, non ho visto niente di militare, chiamiamo bellico, di esercitazioni particolari in quell'occasione. Mi fu domandato poi in un processo se avevo offerto un biliardo e io non mi sono mai così, nessuno mi ha mai chiesto né ho mai offerto un biliardo a nessuno. Poi si è scoperto che era stato un altro ministro che l'aveva offerto, siccome ci ho perduto una volta mezza giornata perché volevano sapere per forza di questo biliardo, poi era offerto al ministro Taviani che l'ha detto apertamente lui.
forse non c'entra poi direttamente con questo processo, ma siccome fece perdere mezza giornata quel giorno, così me ne sono ricordato. Senta, venendo più ora al tema specifico e anche ai giorni, diciamo, al periodo che va tra la fine dell'89 e gli inizi del 90. Sì. Lei fu avvisato della esigenza dell'autorità giudiziaria di Venezia di accedere a documentazione che riguardava questa struttura? Sì, io ebbi nel gennaio del 90 una lettera del magistrato Casson che chiedeva di poter accedere a alcune strutture, mi pare uno o due, che indicava nella regione veneta. Fu studiata questa pratica, perché all'inizio venne come una pratica di gabinetto, ci fu un carteggio con il giudice Casson che chiese poi di venire direttamente da me, ho preso nota dalla mia agenda, se no non potrei ricordarla a memoria, il 20 luglio del 1990, dopo che c'era stato uno scambio di lettere, lui venne. Mi espose la necessità di accedere a questi sopralluoghi e a compiere queste indagini e parlammo prima di una questione, se era possibile o no, cioè se è possibile, un problema che è tuttora aperto e che spero un giorno si risolva, cioè se è possibile fare vedere tutto ad un magistrato, però evitare che alcune cose vengano incartate, come si dice, in un processo, in modo che non diventino poi di dominio pubblico. Questo praticamente allo Stato non era possibile, però ci fu la massima riservatezza. Lo stesso giorno della visita del dottor Casson alla Presidenza del Consiglio, io ho dato istruzioni scritte al capo del CESIS, che era il Richero, istruzioni scritte di dare tutta la collaborazione necessaria senza limitazioni, perché mi pareva importante, anche dato il contorno di polemiche che c'erano, che non riguardavano un problema strettamente e soltanto militare, e quindi i rapporti con il dottor Casson si sono svolti nella migliore delle maniere e lui ha potuto vedere tutto quello che desiderava vedere. Dunque, questo avveniva, come lei diceva, verso la fine del luglio del 90. È venuto, il dottor Casson da me è venuto il 20 luglio 90. Senta, tra queste due date che ora fissiamo, cioè il 20 luglio, il giorno in cui lei incontra il dottor Casson, e l'8 di novembre, giorno in cui lei svolge un suo intervento, credo alla Camera, ci può dire, con riferimento sempre a questo problema di Stay Behind, che cosa avviene, se succedono delle cose che la riguardano direttamente? Sì, perché era due fatti erano sul tappeto in quel momento, e uno derivante proprio dalla ricerca di questi depositi di armi che veniva richiesta dal dottor Casson, e si vide dagli uffici che di fatto una parte di questi depositi di armi già da tempo erano stati dismessi, però si vide anche una cosa che di per sé fu un po' inquietante, cioè che uno di questi depositi era sito in un posto dove avevano costruito sopra una chiesa. Perché inquietante? Perché naturalmente si pensò che il controllo di o che fossero messe in modo talmente celato che non ci fosse nessun bisogno di controllo, che però poi se ci fosse stato bisogno di un'invasione dell'Italia uno avrebbe dovuto smantellare una chiesa per prendere delle armi, però era stato per uno di questi depositi. Questo creò, siccome lo si seppe poi, creò una certa polemica, ma non fu questo. Il problema fu un altro, che si cominciò a discutere anche in Parlamento
aggiornamento dell'esistenza di queste strutture e con una forte accentuazione di carattere polemico, perché si riteneva che da una parte del Parlamento che vi fosse anche un problema di legittimità. Vorrei ricordare però che la discussione, pur essendo molto aspra, era attenuata da un fatto, perché qui siamo 1990, nel 1977 vi era stata una svolta nella politica estera italiana, nel senso cioè che in Parlamento, mentre fino a quel momento tutta la parte, diciamo pure tutta la sinistra, era stata fortemente contro il patto atlantico, nel novembre 1977, durante il governo cosiddetto di solidarietà nazionale, vi fu un documento firmato e votato anche dai comunisti in Parlamento, sia alla Camera che al Senato, identico documento, nel quale si dice che il patto atlantico e la allora Comunità Europea sono punti di riferimento fondamentali della politica estera italiana. Quindi il dibattito fu molto duro, ma non era più un dibattito, direi, pro o contro il patto atlantico, era specificamente su questo fatto che andava allora spiegato. Vennero due problemi, uno chiamiamo di legittimità, cioè se era legittimo avere questa struttura. Noi pensammo, per dare una solennità, di poter creare una commissione di altissimo livello con tutti gli ex presidenti della Corte Costituzionale, perché ci sembrava che fosse adeguato uno sforzo. Non si poté fare perché tutti aderirono, salvo il professor Elia, perché non aderì, non perché dissentiva, ma perché non aderì, non perché dissentiva, ma perché, essendo in atto presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, riteneva una certa sua incompatibilità. Allora si seguì un'altra strada. L'organo del governo più autorevole in questo campo è l'Avvocatura Generale, e si incaricò l'Avvocato Generale di fare uno studio, e l'Avvocato Generale fece una memoria molto analitica e molto di contenuto, nella quale fugava qualunque dubbio di illegittimità, questo per quanto riguarda la parte giuridica. Però nello stesso tempo il problema si poneva sotto un profilo di fatto, cioè che non essendoci più la necessità di avere questa salvaguardia, questa struttura di scoraggiamento da invasione o di reazione nel caso l'invasione ci fosse stata, noi decidemmo che si poteva, anzi si doveva sciogliere. Qui ci fu un'opinione un po' diversa con quello che riguardavano le strutture del servizio. Loro ritenevano che bisognasse far questo solo congiuntamente con gli altri stati, perché la struttura analoga vi era in molti degli stati dell'alleanza, però né io, non solo personalmente, né il governo condividemmo questo e ritenemmo che bisognava arrivare allo scioglimento, perché ormai si può dire per raggiunto fine sociale, perché non c'era più la finalità di questa struttura. Facemmo una riunione di gabinetto, facemmo una riunione anche con i responsabili del servizio, insieme al comandante generale dell'arma e al capo della polizia, e stabilimmo che sia l'arma che la polizia, in base agli elaboratori che hanno, in base agli schedari che hanno,
potessero guardare tutti coloro che erano nell'elenco che gli uffici ci davano appartenenti a questa struttura, per vedere se vi fossero delle controindicazioni, e in quel momento era anche viva una polemica e un dibattito sulla P2, per vedere se ci fosse qualcuno in questi elenchi che appartenesse anche agli elenchi della P2. La risposta che avemmo da parte sia del capo della polizia sia del comandante dell'arma fu che non vi era alcuna di questa di queste controindicazioni, e noi abbiamo fornito al Parlamento le informazioni, riservandosi poi di approfondire se e come e quando fornire gli elenchi, cosa che poi fu fatta successivamente, fu fatta nel 91. Senta, lei prima ha toccato, distinguendo il problema di fatto dal problema di legittimità, ha toccato questo punto. Io vorrei farle una domanda sul tema prima della legittimità e poi sul punto di fatto. Ecco, volevo chiederle questo. La prima volta che il Parlamento riceve informazione di questa struttura è appunto l'8 novembre, quando lei fa questo intervento alla Camera. Sì. In precedenza, il problema dell'informazione verso il Parlamento, durante il periodo in cui lei ha avuto incarichi di governo e ha avuto informazioni di questa struttura, si pose questo problema, fu discusso, fu risolto in qualche modo? Il Parlamento riceveva, perché aveva anche un'apposita commissione di vigilanza sui servizi, riceveva i rapporti sui servizi e riceveva anche poi delle integrazioni orali dei responsabili dei servizi. In più poi si era creata una commissione ad hoc, che era la commissione stragi, e anche questa commissione stragi chiese delle informative su alcuni punti, non su questo punto specifico, ovviamente, perché questo punto specifico emerse poi successivamente. Però, per quello che riguarda il merito della legittimità, la relazione dell'Avvocato Generale dello Stato, dell'Avvocato Azzariti, fu poi trasmessa al Parlamento, all'uno e all'altro ramo del Parlamento, con la relazione, finale, del 26 febbraio 1991, in cui ci sono gli elenchi degli appartenenti alla struttura e c'è il testo integrale della memoria dell'avvocato Azzariti. Sì, forse io non mi sono spiegato, io intendevo prima del 90, durante la fase della costituzione della struttura, se il Parlamento si pose il problema se dovesse essere o meno avvisato il Parlamento. No, credo proprio di no, in quanto penso che facesse proprio parte di una riservatezza che è sotto la responsabilità del Governo, non essendoci violazione di nessuna norma, ma essendo una cautela, come non si trasmettono né al Parlamento né fuori le pianificazioni militari. Senta, torniamo per un momento al alla fine di ottobre, inizi di novembre del 1990. Lei ricorda che tipo di attività svolse lei direttamente e i suoi collaboratori in vista della risposta alle interpellanze a cui doveva appunto dare seguito in Parlamento? Sì. Innanzitutto incaricammo il Giai di Chero, che era il capo delle CESIS, di prendere un po' in mano il coordinamento e di predisporre anche lui una relazione, perché fino a quel momento il CESIS non era stato informato. Qui forse non interessa nella specie, ma il CESIS ha una funzione che è leggermente elastica, perché quando il governo aveva presentato la riforma dei servizi nel 77, noi avevamo pensato che fosse bene avere un servizio, tanto più che i confini poi tra
sicurezza militare, sicurezza civile, sicurezza industriale, insomma, sono abbastanza intersecati, e presentammo questo testo al Parlamento. Ci fu una certa reazione, così chiamiamo corporativa, sia da parte dei militari del servizio e sia da parte del Ministero dell'Interno, tant'è vero che fecero lo stesso appunto, forse anche con poca fantasia, lo stesso appunto, e lo mandarono alle Camere dicendo: fate attenzione che se si crea uno strumento solo, questo è un grossissimo strumento di potere politico. E allora trovarono udienza nelle Camere, questo timore di avere, e anzi addirittura fecero un terzo, i due, il militare, il civile, e questo terzo, che sarebbe stato di coordinamento, che è una parola che può volere di tutto e volere di niente, perché per fare oltretutto un coordinamento di due servizi bisognerebbe avere una grossa struttura per poter seguire l'attività, quello che non è mai avvenuto, e a mio avviso poi sarebbe uno sciupio, per la verità. Adesso la riforma è in corso, ma questo non fa parte di questa. Noi, il generale Richero fece una bozza della relazione tenendosi a contatto con il servizio, facemmo delle riunioni di consiglio di gabinetto e facemmo delle riunioni, una delle quali, ne ho fatto prima indirettamente cenno, partecipai io stesso insieme al Ministro della Difesa e al Ministro dell'Interno con i due alti gradi nominati prima, il comandante dell'arma e il capo della polizia, e erano presenti a questa riunione l'ammiraglio Martini e il, se non mi sbaglio fosse allora, il colonnello Inzerilli, che aveva una specifica funzione in questa struttura. Si discusse di come dovevano essere verificate, come ho detto prima, da parte dei carabinieri, della polizia, verificate le personalità o le persone che facevano parte di questi elenchi, per disporre poi questi elenchi che furono mandati, come ho ricordato, al Parlamento. Senta, sempre su questo punto, nel corso di questa riunione o di altri contatti sul punto, le venne detto, e se sì da chi, qual era la consistenza numerica di quella struttura? Sì, la consistenza numerica venne chiarito, e poi in questo numero, che poi fu dei 622, vi fu soltanto un momento di confusione che però fu chiarito, cioè che il numero era di quelli che erano stati arruolati, scrutinati erano stati altri che non erano stati ritenuti tali da poter essere arruolati, quindi questi non facevano parte di nessuna struttura e non c'era bisogno di, anzi sarebbe stato improprio di comprenderli in una lista di arruolati, però il numero fu questo poi dei 622, che è stato il numero che noi abbiamo mandato al Parlamento. Senta, le venne scusa detto... un attimo, ministero. Volevo sapere, ha degli appunti che sta consultando per aiuto alla memoria? Cioè, vedo che legge. Sì, io ho dei miei appunti e ho la relazione, quella che abbiamo mandato, ma ritengo che forse la Corte già l'abbia, se no io... Sì, sì. Questo... No. Soltanto è previsto che il Presidente autorizzi la consultazione di appunti. Sì, se no, vabbè, io se la autorizziamo senz'altro, vogliamo tanto sapere le date, Presidente, se no, pur avendo una buona memoria. È soltanto per una questione di forma. Sì, l'autorizziamo senz'altro, vogliamo tanto sapere che cosa stava consultando. No, ecco, sono appunti scritti da me. Possiamo andare avanti, grazie. Grazie. Senta, su questo punto dei 622, le venne detto che 622 era la consistenza al 1990 o era la consistenza complessiva nell'arco dell'attività della struttura? No, era la consistenza di coloro che erano stati arruolati e di cui una parte erano anche passati al mondo usualmente detto migliore, quindi erano gli arruolati. Quindi dalla sua risposta desumo che 622 era il complessivo, sì, degli arruolati. Esattamente, dall'inizio alla fine erano questi che sono stati incorporati ed è stato dato poi l'elenco al Parlamento.
Senta, questa informazione dei 622 lei ricorda da chi le venne fornita? Venne fornita, direi il più grande esperto era il colonnello Inzerilli, però con la adesione dell'ammiraglio Martini. Non c'erano contestazioni interne che furono portate a nostra conoscenza. Senta, sempre su questo punto, lei ricorda, fu lei a chiedere la consistenza numerica delle persone che erano state arruolate nella struttura, se lo fece direttamente, se lo fece tramite il CESIS, tramite Cavalchini? Sono valide tutte e due le cose, cioè il CESIS, che poi era anche a contatto con il segretario generale, predispose una normativa e uno schema, ma certamente io e il Consiglio di Gabinetto volevamo il numero e l'elenco, perché questo dovevamo dare al Parlamento, non un'indicazione di massima, quindi era un punto essenziale. Ho capito. Senta, dopo il suo intervento alla Camera, ci vuol dire se succedono altre cose fino al febbraio del 91, epoca in cui appunto lei ci ha detto che sono stati poi resi noti, come dire, gli elenchi complessivi? Ma altre cose che ho appuntato, continuò questo studio del generale di Chero con un'impostazione che così dovemmo poi esaminarla in consiglio di gabinetto, perché già Richero sosteneva in questo appunto che nella materia bisognasse tuttora mantenere il segreto, e che questa poi fu la disputa che c'è stata e che in parte poi continua, che essendo un qualche cosa che riguardava anche una struttura non soltanto nostra, bisognasse che questo segreto eventualmente fosse sciolto collettivamente, tesi a cui noi non aderimmo, tesi rispettabili ma che non aderimmo, e che qui poi sorto forse poi anche tutto un contrasto, tutte le polemiche successive, mentre io penso che forse se non ci fossero state queste polemiche gli aderenti avrebbero potuto chiedere un certificato di benemerenza, invece si sono misero poi a fare alcune riunioni di contestazione, come se fossero stati esposti non si sa a quale ritorsione, erano esposti anzi a un senso, a mio avviso, di riconoscenza per quello che avevano fatto. Senta, sempre su questo punto a cui lei accennava, il generale Richero sostanzialmente, mi pare di capire, era dell'idea che si dovessero avvisare gli alleati e in qualche modo chiederne, come dire, l'autorizzazione alla divulgazione, e il governo decise per il no. Lei ebbe contatti con i capi dei governi interessati a questa vicenda, no, in particolare con gli americani? Avevo contatti molto frequenti, ma di questo problema non ne ho parlato, perché non ritenevo necessario parlarne, dato che lo consideravo veramente un qualche cosa di superato obiettivamente. Né a me hanno poi fatto lamentele, sì, infatti la seconda parte della domanda, sì, era esattamente questa: se dopo il disvelamento della struttura vi siano state delle forme, come dire, di rappresentazione negativa di quello che il governo aveva ritenuto di fare, il governo italiano. No, a livello governativo o a livello, chiamiamo, diplomatico, per cui potessi aver visto qualche carta, no, nessuno me ne ha mai parlato. A livello dei servizi, l'ammiraglio Martini sostiene anche nel libro che c'è stata molta reazione da parte degli altri servizi, però io, siccome rimasi ancora un po' nel governo, però sono rimasto in vita e anche con qualche rapporto con diversi di questi miei ex colleghi stranieri, non ho avuto mai una parola di lamentela per questo. Né per iscritto né oralmente? No. No. Senta, lei fino a quando poi rimase in quel periodo capo del governo? Sono rimasto fino all'estate del 92. Senta, in quel periodo, cioè parliamo ora tra
il febbraio 91 e l'estate del 92, ci fu avvicendamento alla guida del servizio militare? Sì, certamente, quando scadde l'ammiraglio, parla del servizio militare, sì, fu dopo l'ammiraglio Martini, il generale che comandava la Guardia di Finanza, Ramponi, non mi ricordo. Lei ricorda quando ci fu questo avvicendamento? Ma non molto prima che ci fosse la crisi di governo, cioè è stato più o meno, però dovrei essere preciso, dei primi mesi del 92. Del 92. Senta, c'era una, come dire, una scadenza naturale di questo mandato? Ci fu? Era una scadenza anzi più che naturale, perché era già stata una proroga per l'ammiraglio, quindi non c'era niente di punitivo per l'ammiraglio, non si continuava a dare delle proroghe, perché la proroga dovrebbe essere un'eccezione. Senta, lei ricorda, diciamo, gli atti di governo relativi appunto alla nomina dell'ammiraglio Martini, se avevano una scadenza prefissata e delle proroghe? Ma l'ammiraglio Martini è stato nominato prima che io diventassi Presidente del Consiglio. Sì. So che una volta ci fu certamente una proroga, ma lui è rimasto a lungo, ma non, la non proroga non aveva un significato punitivo, era la normalità dell'amministrazione. Senta, mi perdoni, però su questo punto vorrei chiederle, la nomina del direttore del servizio militare, per quello che io ne sappia, non credo che abbia un termine prefissato o per legge o per regolamento, mi chiarisce questo punto? Ma, guarda, adesso io sono lontano parecchio da questo, non glielo so dire, però ritengo di sì, che di fatto ci siano delle norme, perché non credo che si facciano a tempo indeterminato, non lo credo, però questo può essere verificato facilmente guardando l'ordinamento, non glielo so dire di persona. Comunque di fatto, siccome c'era stata una proroga, vorrà dire che c'era stata una scadenza, perché sennò non so perché ci sarebbe stata una proroga, però questo posso, se vuole posso accettarlo pure io, ma lo può fare lei con facilità. Sì. Senta, lei ebbe notizia dopo il disvelamento della struttura o prima che questa struttura di Stay Behind fosse stata o sarebbe stata utilizzata per il contrasto alla criminalità mafiosa? Ma da quando si facevano queste riunioni, quelle che ho detto prima, per mettere a punto anche quello che doveva essere dato in Parlamento, e io avevo chiesto se si fosse svolta solo questa attività addestrativa per la finalità, chiamiamo, di istituto, o se avessero svolto nel frattempo altre attività, e mi si disse che non erano state svolte altre attività. Poi ci fu una dichiarazione dell'ammiraglio Martini alla commissione di vigilanza, nella quale si accennò al fatto che era stato da non molto tempo dato incarico di poter a queste persone di potersi attivare anche nella lotta alla droga, se non mi sbaglio, una frase di questo genere, cosa che per la verità mi sorprese parecchio, insomma, però l'ammiraglio Martini chiarì che questo riteneva che avesse potuto farlo di sua iniziativa senza bisogno di un nulla osta di carattere politico, e questo infatti poi è detto anche nel libro di cui ho fatto la prefazione, volentieri, anche per chiarire alcuni punti. Sì, mi scusi senatore, riferisce, vediamo se questa circostanza è vera, ci sarebbe stata una sua dura presa di posizione a Montecitorio contro l'ammiraglio Martini, in particolare trovo qui tra virgolette:
Ho appreso con meraviglia, dovrebbero essere le sue parole, che nella scorsa estate il direttore del Sismi aveva deciso di impiegare il personale reclutato per Gladio contro la criminalità organizzata. Un'iniziativa intollerabile assunta senza informare il governo. Chiedo scusa Presidente, c'è opposizione alla domanda. La domanda viene posta sotto forma quasi di una contestazione che viene mossa alla teste sulla base di quanto scritto da un giornale su un articolo che noi non conosciamo, non abbiamo letto e non sappiamo neppure cosa, da chi sia stato scritto. La domanda se c'è un fatto sul quale il teste deve riferire può essere riproposta, ma non credo che si possa utilizzare quanto riferito dalla stampa per muovere una sorta di contestazione. No, non è una contestazione. Chiedo scusa, pubblico ministero, non c'è replica. La contestazione non in senso stretto, in senso ampio, può riguardare qualsiasi circostanza di fatto che emerge da qualsiasi altro elemento. Quindi mi pare che l'opposizione sia infondata e va respinta. Prego, possiamo andare. Sì, la domanda non è ovviamente sul contenuto dell'articolo, ma sul fatto storico, se effettivamente lei ebbe a fare queste dichiarazioni in Parlamento dicendo che c'era una iniziativa intollerabile assunta senza informare il governo. La frase assunta senza informare il governo. La frase adesso con aggettivi e sostantivi non lo so se è quella, ma la sostanza è quella, perché rimasi veramente male impressionato dall'apprendere dall'esterno che vi era stata una utilizzazione per un'altra finalità che poi lo stesso ammiraglio Martini disse che lui riteneva che fosse nelle sue competenze, che non aveva la necessità di avvertire l'autorità politica. Io sinceramente, se mi fosse stato chiesto, avrei detto di no, ma per una ragione, proprio per la natura così specifica di questa struttura che dare altri compiti, questo poi mi ha fruttato una forte critica, perché quando ho fatto queste riunioni, adesso mi pare non le facciano più, ma nei primi anni hanno fatto delle riunioni nelle quali così si revocavano tutte le mie presunte malemerenze, e quasi a far credere che fossi stato io a sciogliere questa cosa perché loro si stavano occupando. Queste sono tutte le fantasie, ripeto. Forse gente deve avere anche un po' di entusiasmo e quindi anche un po' di enfasi, se no non avrebbe accettato quei rischi, ma io penso che se fossero più saggi e invece chiedessero un certificato di benemerenza per i rischi potenziali che si erano assunti, invece di fare delle riunioni contestative, farebbero molto meglio. Senta, sempre su questo punto, lei quando fu informato di questa direttiva o iniziativa di utilizzare la struttura di Stay Behind per la lotta contro la criminalità organizzata? Fu informato dalla commissione, in via breve, ma dalla commissione di vigilanza, alla quale appunto l'ammiraglio Martini aveva detto, ma subito dopo l'ammiraglio Martini, informato, se non sbaglio anche per iscritto, ci chiarì che era stata una sua iniziativa e che non aveva ritenuto di eccedere dalle sue competenze, non chiedendo l'autorizzazione all'autorità politica. Anche se, senatore, mi scusi, questa struttura era deputata a un compito completamente diverso. La mia opinione è questa. Va bene, grazie Presidente, non ho altre domande, c'è il collega Saviotti che completerà l'esame. Sì, in parte ripercorrerò gli argomenti del collega Ionta per alcuni profili che ritengo comunque di interesse e di rilevanza. Senatore, può spiegare alla Corte in buona sostanza per quello che lei ha potuto decidere o sapere della struttura Gladio? Chi aveva la responsabilità politica e di alta amministrazione di questa struttura? Chi dirigeva in senso politico, di decisione massima, di alto livello questa struttura? Era il servizio e nel servizio vi era proprio una branca che si occupava di questo. Ecco, ma a livello di governo
vi erano delle competenze che potevano, mi scusi se per brevità e semplicità faccio domande un pochino semplici o semplicistiche. Nel 1990 qualcuno ne dispose lo scioglimento. Sì. Ritengo che fu proprio lei a disporre lo scioglimento. Sì, ecco. Io d'accordo con il governo. Per disporre lo scioglimento bisogna sapere che cosa esiste, bisogna sapere che una cosa esiste, chi la dirige e a che cosa serve. Quindi in buona sostanza la decisione di scioglimento accentra sul Presidente del Consiglio la responsabilità politica persino dell'esistenza di Gladio, giusto? Sì, come del resto la decisione iniziale, salvo la prima fase che era stato un contatto tra i due servizi, la decisione iniziale fu una decisione di governo e quindi che poi, data la riservatezza di questa materia e dato che non ci era da prendere delle altre decisioni se non le decisioni dell'impiego, se fosse accaduto malauguratamente il fatto della invasione, non c'erano stati atti di governo, quindi non c'era un'autorità di governo che si occupava specificamente di questo settore. Ecco, se la struttura avesse creato dei problemi in tutto o in parte, se alcuni dei suoi aderenti avessero creato dei problemi, se fossero state necessarie decisioni di rilevanza strategica, che tipo di informazione doveva essere riversata all'autorità governativa? Voglio dire, la competenza di alta amministrazione di sicurezza ricadeva esclusivamente sul servizio, sul direttore del servizio, su una sua parte, o comunque doveva avere un riferimento in sede governativa? Ma era, scusi, ma se ci sono problemi di alti rischi di sicurezza o decisioni in questo campo, è chiaro che la decisione è di carattere politico. Teniamo anche conto che il capo del servizio aveva anche un compito di essere il responsabile per la sicurezza nazionale, quindi era un compito istituzionale. Senta, nel periodo 72-73 lei ricopriva incarichi di governo? 72-73 sono stato dalla metà del 72 alla metà del 73 sono stato Presidente del Consiglio. Ecco, credo che sia accertato e pacificamente acquisito tra le parti in questo procedimento che nel 72 vi fu uno spostamento massiccio di tutte le dislocazioni logistiche e tattiche dei depositi cosiddetti NASCO, furono ritirate i contenuti di questi depositi e furono spostati presso le caserme, presso alcune stazioni dei carabinieri. Lei fu informato di questa circostanza? No, questo l'ho saputo solo dopo, quando sono accadute tutte le fasi, chiamiamo un po' polemiche sulla questione. Ecco. Da una. Però, scusi, però non credo che sia una omissione, infatti era un fatto piuttosto tecnico. Sì, può essere indubbiamente un fatto tecnico, sì. Una disseminazione sul territorio in luoghi assolutamente sconosciuti e più di armi trasmittenti e quant'altro al presso caserme di carabinieri che come segretezza logistica c'hanno poco, può essere indubbiamente un fatto tecnico. Io le devo rivolgere questa domanda, sì, sì. Perché poi vedremo alcuni testi ci hanno dato una spiegazione diversa. Ecco, io le volevo chiedere, le fu mai trasmessa un'informazione o notizia di una qualche preoccupazione che avrebbe determinato questa decisione di spostare, di eliminare i nascondigli in pratica? No. Non ebbe mai nessuna informazione di questo genere, né durante il periodo di governo, né nel 72, né successivamente. Lei ebbe modo di leggere sulla stampa le dichiarazioni del generale Serravalle in proposito? Non ricorda, no, è più che legittimo che lo ricordi. Può darsi che l'abbia letta, ma non lo ricordo. Tornando a questa curiosità sulla responsabilità politica di alta amministrazione, quale livello di segretezza di nulla osta era necessario per sapere dell'esistenza di Gladio? Io penso il massimo, cioè?
è il massimo di questi, il NOS, poi hanno tutti i nomi tecnici questi, ma insomma, il massimo del livello di segretezza. Ecco. Alcuni presidenti del Consiglio, comunque alcuni uomini di governo degli anni che ci interessano, hanno lamentato di non aver saputo nulla di Gladio. Lei è informato sui criteri con i quali doveva muoversi il direttore del servizio nel decidere se informare, chi informare, quando informare e quanto informare le autorità di governo? Sì, ma io Presidente, Presidente, chiedo scusa. Prego. C'è opposizione. Il test è un test dell'accusa. La domanda, se posta in questi termini, è suggestiva. Chiedo che venga espunta la prima parte della domanda. Cioè, cosa hanno risposto gli altri presidenti del Consiglio? A noi non interessa. Ce lo diranno gli altri presidenti del Consiglio. Allora, in questo momento stiamo esaminando il presidente Andreotti. Chiediamo al presidente Andreotti se è stato informato. Grazie. Io posso L'opposizione è respinta. Può rispondere, prego. Che uno dei presidenti, io so uno, perché quando è venuta tutta la polemica, non prima, non avesse avuto alla sua firma, alla sua conoscenza questo testo iniziale che io ho avuto e che immagino anche gli altri abbiano avuto, so solo di un caso che non è stato, ma è stata data poi, fu data allora una spiegazione da parte dell'ammiraglio, quando sono avute tutte queste polemiche, che ha detto che perché era rimasto per breve tempo e quindi non era la cosa che si faceva il primo giorno che uno diventava presidente. Ma per quello che risulta dalle cronache, anche il presidente Craxi espresse di non essere stato sufficientemente informato, comunque, o di non essere stato informato affatto o sufficientemente questo informato, però non qui appunto rientra le dichiarazioni di altri. Ma voglio dire, lei che ebbe modo di seguire la nascita, l'evoluzione, le ragioni di condividere e farsi interprete delle legittime ragioni storiche di questa struttura, delle sue finalità. Sì. Come pensò che fossero distribuite le responsabilità di amministrazione di questa struttura? Vi era una delega in bianco al capo del servizio anche nel decidere se e quando informare l'autorità politica delle vicende di questa struttura o no? O rientrava ancora, o c'era ancora un ambito governativo di gestione? No, ma vede, scusi, io credo che bisogna tener conto, direi, tutta la struttura militare, e di questo caso si tratta, tutta la struttura militare ha una sua dinamica, una sua informativa interna, per cui certamente le decisioni che hanno un rilievo, che hanno un rilievo politico, che hanno un rilievo internazionale o che hanno un rilievo di altra natura devono essere autorizzate e quindi devono essere portate precedentemente a conoscenza del Ministro o del Presidente del Consiglio, in alcuni casi del Consiglio Supremo di Difesa, ma per il resto tutta questa gestione, siccome è stata una gestione potenziale che non ha mai dovuto poi adottare delle decisioni operative, delle decisioni di impiego, in quel caso ci sarebbe stato ovviamente l'obbligo di farsi autorizzare e mettere da parte l'autorità politica, per il resto no, il resto è un fatto organizzativo nella competenza più che legittima degli uffici. Senta, per quanto a sua conoscenza, il Ministero dell'Interno, nella sua massima espressione, nei suoi massimi vertici, era destinatario di qualche informazione? Era a conoscenza dell'esistenza di questa struttura? Era a conoscenza dello svolgimento di esercitazioni? Non glielo so dire. Lei prima riferiva correttamente che nel 1990, nel gennaio 90, fu interpellato dal giudice Casson sulla possibilità, mi sembra, di accedere, sì, a Forte Braschi, sì, per acquisizione di documentazione o comunque per svolgere alcuni accertamenti, giusto? Ho compreso bene? Esatto. Ecco, il giudice Casson le spiegò verbalmente o poi con provvedimento scritto i motivi
di questo accesso? Beh, i motivi erano collegati con una indagine che lui faceva, nella quale lui voleva anche vedere se vi fossero connessioni tra fatti delittuosi che erano accaduti e queste strutture, questi depositi. Per questa ragione lui chiedeva la collaborazione e la ebbe piena. Ecco, a questo proposito le volevo chiedere, le motivazioni verbalmente o anche informalmente espresse dal giudice Gaston le indussero preoccupazioni o comunque lei fu indotto a chiedere al direttore del servizio o ad altri chiarimenti, informazioni? Siamo evidentemente, il giudice Casson indagava su fatti di estrema gravità, per quanto fondate o infondate potessero essere le sue iniziative, sì. Però le ipotesi per cui indagava erano estremamente gravi. Certamente. Lei, e risaliamo quindi al gennaio 90, chiese, si preoccupò di questo e conseguentemente chiese informazioni e chiarimenti? Certo che ne chiesi, perché la ipotesi di una connessione di un filamento di questa struttura con un fatto delittuoso qual era quello di cui si stava occupando il dottor Casson sarebbero state molto gravi. Però devo dire che, a parte il servizio, ma anche i superiori militari, capo di Stato Maggiore della Difesa, accertati i fatti, non trovarono alcuna connessione né fecero alcun rimarco. E potrebbe, se le è possibile, essere più preciso, lei fece di questo incontro delle confidenze o delle, comunque delle informazioni che le diede Casson, ne fece oggetto di una richiesta di informazione all'ammiraglio Martini o di un colloquio diretto con i vertici del servizio? Ma guardi, avemmo parecchie consultazioni in quel momento, perché, come prima ho accennato, c'è questo problema sempre molto delicato del rapporto sia servizi magistratura sia forze armate e magistratura. In un altro caso, per aver fatto fare dal servizio, fatto rispondere e fatto vedere quello che desiderava vedere il dottor Tamburino, in un altro caso io sono finito poi sotto commissione parlamentare d'inchiesta per avere violato questa riservatezza, perché inviare una lettera anonima, non so quanto fosse anonima, poi al presidente Pertini, la mandò alla commissione, che però rapidamente, con 18 voti contro 2, riconobbe che io ho fatto il mio dovere, facendo fare il suo dovere al giudice Tamburino, che aveva bisogno di alcuni lumi. Però lo cito questo perché è sempre un punto di grande delicatezza questo, insomma, ognuno è spesso geloso dei propri segreti. Sì, vede senatore, una qualche perplessità, una qualche richiesta di chiarimento mi è indotta dalla circostanza che, in vista della riunione della seduta al Senato dell'8 novembre 90, nei giorni immediatamente precedenti, il capo della polizia, il comandante generale dell'arma dei carabinieri si attivarono proprio per quelle ricerche e quelle verifiche in cui lei prima faceva riferimento. Sì. Vi è contezza in atti, poi di questo eventualmente ne potremo parlare, di alcune nottate particolarmente laboriose per fare le verifiche, per ricevere le liste, per chiedere spiegazioni, in due notti, in tre notti. Voglio dire, le preoccupazioni potevano sorgere dal gennaio 90. Ecco, che cosa fu fatto per verificare se veramente questa struttura poteva aver creato, anche sotto il profilo di una deviazione o di un fatto assolutamente marginale, problemi di ordine pubblico o comunque problemi che ne minassero l'immagine complessivamente? Quando è venuta fuori questa polemica, ed è venuta fuori la polemica anche riversata a livello parlamentare, si è esaminato il caso e si sono prese le decisioni. Ora, le notti o i giorni necessari per fare le verifiche sugli elaboratori sia del Ministero dell'Interno sia dei Carabinieri servivano proprio a
poter dare una informativa precisa, cioè se in quei nomi c'era qualcuno che non avrebbe dovuto esserci o che aveva delle controindicazioni di qualunque altra natura, ma allora era venuto il problema, prima non era venuto. Senta, quando, con quale atto viene formalizzato lo scioglimento di Gladio? Prima ne parlavamo, mi sembra di poter dare per accertato che fu lei a decidere e a operare lo scioglimento di questa struttura. Lo scioglimento fu, porta la data del 27 novembre del 90, vi è un atto interno del Ministero e vi è una lettera che, se non sbaglio, a firma del colonnello Inzerilli, fu inviata agli appartenenti alla struttura per informarli che erano sciolti da qualunque impegno perché la struttura non vi era più. Poi ci fu un po' di incidente perché nel corso della spedizione di queste lettere poi il magistrato sequestrò tutto, allora ad una parte furono inviate credo con molto ritardo, non furono potute inviare allora, ma fu una decisione molto netta, molto chiara e datata con precisione. Senatore, mi scusi, il collega prima rammentava che proprio l'8 novembre 1990 per la prima volta il Parlamento ebbe contezza di questa struttura Gladio. In realtà questa seduta dell'8 novembre credo che sia stata preannunciata da un suo intervento in Commissione Stragi il 3 agosto del 1990. Se ne ricorda, si ricorda lo svolgimento di questa seduta? E il perché, diciamo, giunse a preannunciare la desecretazione di Gladio? Si ricorda, perché sono passati 9 anni. Sì, mi ricordo perché la commissione Stragi, che allora era quasi iniziale, e si occupò di alcuni fatti che erano intervenuti e con accenni di sospetto che i servizi, o meglio persone dei servizi, potessero entrare in queste vicende. Allora proprio maturai la decisione intanto di riferirne al Parlamento come tale, non solo ad una commissione, e il Parlamento è in seduta pubblica e gli atti sono atti stenografici e quindi non ci possono essere poi interpretazioni come qualche volta ci sono nelle commissioni, commissioni stragi comprese, perché specialmente quando fanno le parentesi di segretazione, quello serve a svegliare i giornalisti che stanno fuori e a cercare di far parlare quando escono poi i membri. Quindi la cosa più importante fu di portare tutto al Parlamento e poi di prendere atto che, dello scioglimento, perché questa era una necessità, non c'era più come. Ecco, no, la mia domanda, devo sapere della seduta specifica. La mia domanda, ecco, sembrerebbe un luogo naturale per anticipare o per addirittura dare informazioni dirette il Comitato sui Servizi prima della Commissione Stragi. Ma, perché in Commissione Stragi? Ma come, scusi, non ho capito in che senso. Rivelare o anticipare l'esistenza di questa struttura, anticiparne anche lo scioglimento, il luogo naturale in condizioni ordinarie sembrerebbe essere il comitato parlamentare che ha diretta competenza sull'attività dei servizi. Sì, ma il comitato parlamentare, il rapporto con il Presidente del Consiglio era molto raro, mentre la Commissione Stragi i rapporti con il Presidente e con i Ministri sono molto più frequenti e le sedute sono anche molto più numerose. Oltretutto ci sono presenti tutti i gruppi del Parlamento, cosa che non è nel gruppo molto ristretto della Commissione di Vigilanza dei Servizi. E tra il gennaio 90, l'agosto 90 e il novembre 90, diciamo questi tre momenti di discovery, mi sia consentita questa espressione ormai abusata nelle nostre aule, lei diede disposizioni al direttore del servizio
circa l'eventuale tenuta o distruzione di documenti o di archivi concernenti Gladio? No. Lei fu informato dal direttore del servizio circa l'eventuale distruzione o tenuta di archivi della struttura Gladio? No. Fra l'altro la distruzione di documenti deve seguire determinate procedure. Nel 1990 lei esercitava direttamente i poteri dell'Autorità Nazionale per la Sicurezza o li aveva dati in delega? Questo non lo ricordo veramente, perché delle varie volte che ho fatto il Presidente, delle volte l'ho tenuto e delle volte l'ho dato in delega, però mi pare non direttamente, perché avrei dovuto firmare dei nulla osta e cose, e questo non lo facevo, quindi saranno stati sicuramente delegati. Si ricorda chi era delegato per l'ANS in quel periodo? Vabbè, sarà stato il capo del servizio. Si ricorda se durante la sua responsabilità apicale di governo dell'anno 90-91 lei decise o prese iniziative diverse circa l'attribuzione della delega per l'Autorità Nazionale per la Sicurezza, in pratica se la diede a persona, a un munus diverso dalla Presidenza del Consiglio, dal Direttore del Servizio? Non lo ricordo veramente. Si ricorda in particolare se attribuì la delega per l'ANS all'Ambasciatore Fulci? Quando Fulci divenne Segretario del CESIS. Sì, ma questo sì, ma perché vi era nell'economia, per questo poi anche la nomina dell'ambasciatore Fulci, di dare al CESIS una vera funzione, perché come ho detto prima il CESIS se no è una specie di ectoplasma che viene anche poco riconosciuto dai due servizi. Si avviò con l'ambasciatore Fulci questa, e allora sì, mi ricordo che demmo questa delega proprio per dare anche una consistenza al CESIS. Sì, di fatto, mi scusi senatore, dal 1924 l'Autorità Nazionale per la Sicurezza o in proprio o per esercizio di delega dalla legge del 77 era stato il direttore del servizio militare. Dal 1977 credo tutto o gran parte del periodo fino al 1990 era stata rivestita dall'ammiraglio Martini. Vi fu un collegamento tra la rivelazione dell'esistenza di Gladio e la decisione di attribuire ad altro soggetto istituzionale la delega per l'ANS? No, come ho detto adesso non era una cosa contro l'ammiraglio Martini, ma era proprio per dare al CESIS, che fino a quel momento non l'aveva avuto, non so se l'abbia avuto successivamente, ma di dare un contenuto effettivo e dei poteri effettivi, cosa che non ha. Senta, ebbe contrasti con l'ammiraglio Martini durante o successivamente alla desecretazione di Gladio, comunque con riferimento ovviamente come causa la desecretazione di Gladio? No, contrasti no, l'ammiraglio Martini è una persona molto cortese e corretta. Il contrasto però può essere cortese. No, esattamente. Ah no, certamente nel merito l'ammiraglio Martini era del parere che non si dovesse dare, ma per una ragione, quello che ho detto prima, non perché in assoluto, ma perché lui riteneva che, essendo una struttura analoga a quelle di parecchi altri paesi, adottando noi unilateralmente questa decisione, noi potevamo creare problemi ad altri paesi, e comunque a suo giudizio sì, andava anche oltre quelle che erano le regole di rispetto dell'alleanza. Io non solo personalmente, ma come prima consiglio di gabinetto e poi consiglio dei ministri, fummo di parere diverso, anche perché bisognava mettere sulla bilancia quello che era un dibattito in corso e non bisognava poter lasciare accreditare una idea che si trattasse di una struttura diversa da quella che la struttura era e per cui era nata. Senatore, mi scusi, l'ambasciatore Fulci
nell'ambito del suo ruolo, del ruolo istituzionale da lui ricoperto, le espresse mai perplessità, timori o le fece mai considerazioni sulla struttura Gladio e sul personale che la dirigeva? No. Senta, le furono mai comunicate da parte del generale Richero in quei giorni del novembre 90 preoccupazioni circa l'effettività della lista, la corrispondenza vero della lista degli aderenti alla struttura Gladio che veniva comunicata alla Presidenza del Consiglio? Cioè dubbi sulla consistenza? Sì, sulla genuinità. No. Grazie. Prego. Io per il momento ho finito, Presidente. Dei difensori, chi è che vuole rivolgere domande? Avvocato Bartolo, prego. Solo due domande, Presidente. Più che altro due precisazioni che chiederei al Presidente. Presidente, lei ha fatto riferimento a una richiesta che è pervenuta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, inoltrata dal Dottor Casson, nel gennaio del 1990. Sì. Ricorda se a questa prima richiesta la Presidenza del Consiglio rispose con una missiva del 17 maggio 1990? Aspetti, se ce l'ho appuntato lo posso ricordare, ma so che no, ci fu uno studio. Siccome prima lei ha ricostruito la vicenda indicando due momenti, sì, esattamente, una prima richiesta scritta del gennaio 90 e un incontro che avviene il 20 luglio. Ecco, io le chiedevo questo, tra la richiesta iniziale e l'incontro avvenuto il 20 luglio, lei ricorda se ci furono altri contatti epistolari tra la Presidenza del Consiglio e il Dottor Casson? Certamente io risposi alla lettera del Dottor Casson e successivamente il Dottor Casson mi scrisse dicendo che riteneva opportuno di poter parlare direttamente con me. Se ci fosse stata anche un'altra lettera, fossero tra queste due sono sicure, cioè la sua e la mia risposta e la sua in cui mi chiede di venire e l'appuntamento che gli fissiamo. Se ne c'è poi stata un'altra in mezzo, questo non lo ricordo. Quindi lei ricorda che ci fu questo primo contatto del gennaio del 90, dopodiché ci fu una sua risposta, poi Casson le chiede un incontro e lei fissa questo incontro per il 20 luglio, giorno in cui impartisce poi al generale Richero la sua direttiva. Perfetto. Grazie. Presidente, ricorda quanto tempo fu dato ai servizi per predisporre le liste? Cioè, quando furono chieste ai servizi le liste degli aderenti alla organizzazione? Molti giorni prima, molte settimane prima, oppure soltanto qualche giorno prima che queste liste venissero prese, consegnate alla Presidenza del Consiglio? Ma qualche giorno prima, perché non penso che ci volessero studi particolari per darci delle liste che ritengo fossero pronte. Questo è buono. Un'ultima precisazione. Il ministro della difesa, lei prima ha detto che sorse nel dicembre del 1990 un contrasto tra la Presidenza e il capo del servizio, all'epoca ammiraglio Martini, il quale aveva emanato una sua direttiva interna con la quale si diceva che Gladio avrebbe potuto essere utilizzata per. Il contrasto consisteva nel fatto che l'ammiraglio Martini non aveva chiesto un preventivo nulla osta, oppure nel fatto che l'ammiraglio Martini aveva preso questa iniziativa senza informare il Ministro della Difesa? No, il contrasto era che per dare un compito
diverso, anche un compito di per sé utile, ma un compito comunque diverso a Gladio rispetto a quel compito solo potenziale, che era un compito che non aveva una estrinsecazione se non per le ipotesi, ripeto ancora, di occupazione militare dell'Italia. Io penso questo, che non fosse opportuno e che comunque andasse deciso nella sede politica. L'opinione dell'ammiraglio Martini fu un'altra, ma l'ammiraglio Martini, sì, non è questo, no, lei mi dice se se il problema era doveva essere chiesta preventivamente o successivamente, oppure l'ammiraglio Martini, così come forse è sembrato prima, non ha mai informato gli organi politici di questa sua iniziativa. Guardi, gli organi politici, per quello che riguarda me, che certamente un organo politico ero, no, ma per quello che lo stesso ammiraglio disse, lui riteneva che fosse una cosa di carattere in un certo senso organizzativa e potesse essere disposta senza bisogno di particolari autorizzazioni. Quindi non è che la questione che io facevo era se aveva sentito o no il Ministro della Difesa, era se chi aveva deciso questo. Ma il Ministro della Difesa le disse mai che l'ammiraglio Martini aveva trasmesso quella direttiva al Ministro della Difesa nel mese di novembre del 1990? No, guardi, se lo ricordo, ovviamente. No, non me lo ricordo, ma direi di no. Ma se non sbaglio, proprio lo stesso ammiraglio Martini ha detto un chiarimento dicendo che lui aveva fatto questo ritenendo che e fosse nelle sue competenze. Chi dico se non sbaglio per eufemismo, perché è così. Sarò più chiaro, però l'ammiraglio Martini, vero, disse questo, ma aveva anche comunicato al Ministero della Difesa questa sua iniziativa, trasmesso la direttiva al Ministero della Difesa nel novembre del 1990. Il Ministro della Difesa la informò, le disse questo? E cioè che l'ammiraglio Martini aveva trasmesso quella direttiva al Ministero della Difesa? No, direi di no, perché io lo seppi dal Presidente della Commissione di Vigilanza. Grazie. Avvocato Gaido, domande? No, grazie. Senta, mi scusi, lei ha detto prima di non essere stato informato della necessità o della possibilità di distruggere dei documenti che riguardavano questa struttura. Volevo sapere, è venuto poi in seguito a saperlo per altre vie, o in che modo è venuto a saperlo? Sono venuto a saperlo come cittadino, lettore dei giornali, parecchio tempo dopo, quando sono venute fuori delle polemiche. Quindi non ha avuto mai occasione di parlare di questo fatto con gli imputati dell'attuale processo? No, non ne ho parlato, anche se ho avuto rapporti con l'ammiraglio Martini su questo, ma di questo punto specifico non ne abbiamo parlato. Grazie. Pubblico Ministero ha completato l'esame, i difensori hanno nessun'altra domanda da fare, la ringraziamo. Grazie Presidente. Vogliamo sospendere qualche minuto? Speriamo 5 minuti, grazie. Sì.